Salve ragazzi, benvenuti anche oggi su Opinione di Lucio. Oggi siamo il 19 gennaio, ore 15:40 locali, e la città ve la dirò alla fine, ragazzi. Naturalmente quello che voglio portarvi sulla cronaca è: voglio uno scandalo. Sì, bene sì, ve lo urlo a squarciagola io e una mia amica carissima, logicamente, che l'apprezzo in tutti i sensi come persona. E logicamente quello che è, a che cosa mi riferisco con voglio uno scandalo? Cioè voglio che prima che si va a votare venga fuori qualche altro impeachment, perché mi sono stufato che quando è ora di andare a votare c'è il silenzio stampa da parte della cronaca e dei gossip sul mondo politico e sociale. Questo non mi piace. Dobbiamo aspettare un nuovo Bin Laden per sfociare in qualche bella rissa prima delle votazioni e qualche ribaltone? No, non è possibile ribaltoni, questo mi dispiace. Logicamente quello che voglio portare alla cronaca è che, leggendo un po' le cronache anche del mondo estero, prendiamo riferimento al mondo israeliano, loro hanno il leitmotiv delle loro elezioni è lo stesso di quello di 4 anni fa, quello dei piani di sicurezza: vogliono fare un bel muro per i palestinesi e vogliono serrarli un po' lì sui ranghi, perché la sicurezza è quello che loro importa. Noi invece lo siamo dimenticati. Nel 2008 era un grande cavallo di battaglia, soprattutto il PDL, con questi extracomunitari, col terrorismo, con quant'altro, con i scippi, con gli stupri. Non c'è più. Per i scandali che ci sono stati in passato, che io sollecito ancora una volta, voglio uno scandalo. Cos'è adesso? Allora, si sente il PD che dice: riduciamo del 50% lo stipendio dei parlamentari. Sentiamo il PDL che fa: tagliamo l'IMU, loro sono più originali, va sia sulle tasche del cittadino, togliamo l'IMU alla prima casa e diciamo meno parlamentari, insomma, riduciamo della metà dei parlamentari. Sentiamo Grillo che dice, Grillo, anche lui: noi non vogliamo il finanziamento dei partiti per la propaganda elettorale, che sono 100 milioni che non rinunciamo, logicamente. Allora voglio dire, qui tutti fanno queste propagande sul fatto che tirano fuori che vogliono risparmiare, però a me non è che con risparmiare qualche migliaio d'euro porta qualcosa di risultato, o fa togliere 100 euro all'anno di IMU o 200 euro risolve la crisi, ragazzi. Mettiamo dei propositi ben più concreti, ben più realistici. Basta con questi slogan: togliamo l'IMU per prendere voti, togliamo i 500 parlamentari e li facciamo diventare 250 per prendere voti, riduciamo, perché tanto voi, fatta la legge, create l'inganno. Siamo andati a votare per referendum per togliere il finanziamento pubblico dei partiti, l'avete chiamato rimborso e continuate a prendere i soldi. Ma chi volete prendere per il culo con queste manfrine da idioti, voglio dire? Allora io finisco questo video per dirvi: ragazzi, attenzione, urliamo a gran voce, facciamo circolare, voglio uno scandalo, così magari si, per queste votazioni magari succede qualcosa di più eclatante, di più bello, logicamente. Voglio una Ruby, voglio, che ne so, un altro fiorito che tira fuori qualcosina, la polverina nelle aule dei parlamenti, queste cose qui, un bel Maroni che inciuccia, che frega soldi del partito, queste cose qua mi interessa, capito? Un bel gossipone durante le votazioni, mentre che si prepara ad andare a votare, perché se fate caso a livello storico, quando è ora di andare a votare c'è il The Silent, parlano e fanno tutti belli, ripuliti, e ritorno anche questi che vogliono uno scandalo, perché Grillo mi ha fatto incazzare ieri, ha detto: ah, ogni partito sta scegliendo una figura pulita, però logicamente Ingroia è uno pulito, ma dietro ci sono sempre gli stessi, che ne so, il PDL, vabbè, non è stato molto originale, l'ha cercato di ripulire facendo un po' di lifting allo showman, capito? L'hanno preparato bene. Nel PD c'era il personaggio pulito che era Renzi, ma hanno rimesso Bersani, cosa di sbaglio. E Grillo dice: noi non facciamo questo. Come non fai questo? Te, Grillo, usi la tua bel visino pulito di tutti i tuoi scandali che hai messo in piazza di tutti gli italiani per creare un partito. Dietro di te chi c'è, ragazzi? Dietro Ingroia dici che c'è Umma, dietro a te che fai bel visino, che hai fatto sempre quello che ha portato la cronaca, quello che ho già detto, cioè degli imbrogli della gente, di quello che ci sono gli ammiccamenti politici col mondo economico, la mafia intrallazzata con i vari sedi di potere. E allora voglio dire, te cosa fai?
con questo bel visino politico, a chi fai propaganda politica? Dietro di te chi c'è? Forse c'è il PDL, che grazie a te, che con Casa Pound, che fai un po' così, fai l'occhiolino, vedendo se basta che andate a vedere su YouTube. Cioè, che cosa vuoi fare? Tu stai facendo una propaganda che forse è Berlusconi stesso che ti paga per esistere, perché grazie a te spezza la leadership al PD, alle votazioni. Forse questo dopo ti paga per aver portato via voti a Bersani e quindi aver fatto la possibilità di dare la possibilità di giocarsela al PDL, anche se dopo un decennio hanno fatto vedere quello che sono, insomma, ecco, come in tutti gli altri partiti. Ragazzi, vi saluto, siamo ad Ancona.